Buongiorno a tutti, bentornati. Oggi è lunedì 9 aprile, una nuova puntata di Good Morning Milano. Quest'oggi, lo sapete, ogni tanto ci piace uscire dai confini di Milano perché per noi Milano è la grande Milano, la città metropolitana di Milano, questa entità che insomma a volte viene nominata, no? La città metropolitana di Milano. Ma ci sono tantissimi paesi, l'abbiamo visto, le città che confinano con la città di Milano, che sono poi importantissime anche perché Milano sia quella che è. E oggi andiamo proprio alle porte, zona ovest, nord-ovest di Milano, in una zona, beh, famosissima. Adesso vi dirò il paese, tutti quanti lo conoscete. Stiamo parlando di Pero, e chi non è mai stato da quelle parti, per Expo, per andare in fiera, per prendere l'autostrada, insomma, ci si passa. È uno di quei posti davvero importanti della città di Milano e lo facciamo con il primo cittadino della città di Pero, il sindaco Maria Rosa Belotti. Buongiorno sindaco, Buongiorno, benvenuta, grazie grazie. mille di essere qui con noi. Le chiedo solo di avvicinarsi un po' al microfono, grazie, mi scusi Ok. che non l'avevo detto prima. Ma come si dice, in questi casi è il bello della diretta, ma non c'è problema. Certo. Allora, Pero, che città è Pero? Insomma, una città, come dicevo, che anche lei mi diceva, la conoscono ovunque. Mi ha raccontato più un piccolo aneddoto che sta di Danimarca, no? Ad Sì, esempio. e associano Pero molti ad Expo, ma non solo ad Expo. È una cittadina di 11.000 circa abitanti, che negli anni si è completamente trasformata da città industriale e petrolifera. Attualmente è una cittadina con una particolare attenzione alla logistica e al terziario. È un comune quindi che negli anni ha cambiato completamente vocazione. Devo dire che è diventato sicuramente negli ultimi anni un polo attrattivo non indifferente, sia per quanto riguarda per esempio la logistica, come diceva lei, siamo all'interno di una grande rete stradale, sia da un punto di vista di immagine, tante aziende hanno deciso di insediarsi a Pero per una qualità e per l'altra, la logistica, ma anche il fatto di essere a due passi, per esempio, da Expo, o il fatto comunque di avere un'immagine molto più dinamica di quella che Pero aveva solo, mi viene da dire, 15 anni fa. Le amministrazioni che si sono succedute nel tempo, tutte insieme alla nostra, hanno sicuramente contribuito a dare e a restituire alla Lombardia e ai cittadini di Pero un paese molto più accogliente. Ecco, sindaco ormai da un mandato quasi intero, manca un annetto alla fine del suo mandato. Com'è questa esperienza di sindaco? Lei prima ha fatto l'assessore per qualche anno, fa politica da tantissimi anni, però insomma poi Esatto. fare il sindaco è tutta un'altra cosa. Ah, decisamente sì. Fare il sindaco vuol dire uscire da casa e non avere sicuramente la certezza di poter rientrare ad una certa ora, perché in un paese relativamente piccolo come Pero i cittadini ti incontrano, ti fermano, ti chiedono, ti danno dei consigli, ma ti danno e ti mettono in evidenza anche magari delle criticità che ci sono. E il rapporto è molto diretto, è un'esperienza molto importante. Io ho un mio caro amico che dice che forse il lavoro più bello del mondo è anche il lavoro più complesso del mondo, cioè devi essere e avere un equilibrio tale di sottrarre magari tempo agli amici, alla famiglia, perché ci sono circostanze nelle quali assolutamente tu devi esserci. Sicuramente un po' di pratica l'aveva fatta già nei 2 anni di assessorato, diceva assessore al welfare, insomma un assessorato complicato, Importante. importante, soprattutto in una città di 11.000 abitanti dove veramente poi 15 si conosce praticamente tutti. Com'è appunto il rapporto umano dal punto di vista proprio dell'essere umano con la carica di sindaco, comunque di politico locale? Beh, io, come ha detto lei, ho fatto politica da tantissimi anni, ho fatto anche la commerciante per tanti anni e questo è un po' anche un modo per conoscere la gente e i problemi della gente. Il ruolo dell'assessore è sicuramente diverso, ti vengono chieste risposte diverse e devi dare un'attenzione giusta. L'universo sociale sta cambiando, ci sono le nuove fragilità, i disoccupati di 50 anni e non solo i giovani. Famiglie che per motivi più diversi si trovano sempre più sole, l'essere assessore o sindaco vuol dire essere veramente attento ai problemi dei tuoi cittadini. Ecco, cosa fa appunto allora nel campo, entriamo un po' nello specifico di cosa fate come giunta, come lei come sindaco anche, nel punto sul welfare, che cosa ha fatto la sua giunta e che cosa vorrebbe fare ancora in questo anno che manca alla fine del mandato? Allora, una particolare attenzione del bilancio del
della nostra amministrazione è dedicata proprio ai servizi sociali. Il comune di Pero ha un bilancio di circa 9 milioni e 500 mila euro circa, 1 milione sono destinati proprio ai servizi sociali. È stata data in questi anni molta attenzione alla fragilità abitativa, abbiamo investito in case in housing. Attualmente c'è anche nella frazione di Cerchiate è stata insediata una residenza collettiva dove più famiglie possono vivere insieme in modo promiscuo con spazi comuni e spazi autonomi. Per non parlare di tutte le partite dedicate per esempio alle nuove fragilità dei giovani che arrivano nelle nostre scuole. Come si nota un interesse spiccato per la materia, anche perché insomma diceva appunto una parte cospicua del bilancio viene destinata a questa partita. Ha parlato di frazioni, io sono cresciuto in una frazione di un paese dell'Interland e so che insomma ogni tanto le frazioni sono un po' abbandonate, ci si sente un po' figli di un dio minore a vivere nelle frazioni. Come sono le situazioni di Cerchiarello e Cerchiate? La fantasia già non mancava, diciamo, nel dare nomi alle frazioni. Ma devo dire che le frazioni negli ultimi anni, soprattutto da quando ci siamo insediati noi, hanno ricevuto dall'amministrazione comunale una grande attenzione. C'era all'interno della frazione una piccola farmacia, la farmacia da quando ci siamo insediati, quindi dal 2014, è stata spostata per esempio sull'asse del Sempione, è diventata una farmacia di livello molto alto che offre tantissimi servizi. Poi a Cerchiate abbiamo ristrutturato una vecchia scuola, la scuola Matteotti, ed è nato il punto Cerchiate, che è un punto culturale fiore all'occhiello sicuramente in tutta la Lombardia. Siamo in grado di offrire servizi a Punto Pero e a Punto Cerchiate 7 giorni su 7 a tutti i cittadini. Nella fattispecie a Cerchiate c'è all'interno una game zone dove i ragazzi giovani e meno giovani, perché anche tanti adulti si avvicinano ai videogame, possono giocare e addirittura possono ricevere in prestito i loro giochi. All'interno c'è una zona proprio dove volendo giocare si può andare a giocare, quindi certo. In realtà è interessante vedere come esco di casa, poi posso ritrovare con gli amici per andare invece a continuare a fare i miei giochi senza ecco la nostra biblioteca, esatto, il punto Matteotti, punto Cerchiate è diventata proprio una biblioteca con una nuova mission: avvicinare i cittadini, ma fare sì anche, per esempio, come succede quasi tutti sabato mattina, ci sono dei gruppi di volontari che danno supporto a dei ragazzi che hanno problemi di dislessia e non solo, cittadini che spontaneamente danno ripetizione a dei ragazzi e non possono accoglierli a casa e quindi in modo volontario si prestano a dare la loro capacità e la loro professionalità a titolo gratuito. Poi sempre appunto Cerchiate, noi per esempio, siccome non abbiamo a Pero ancora un'aula consigliare, facciamo e svolgiamo i nostri consigli comunali. Quindi è una struttura che praticamente è multifunzionale e si può adattare alle diverse funzioni. Insomma, Pero, diceva lei, cambiata dinamicità impensabile fino a qualche decennio fa, all'incirca nei primi anni del 2000, l'attenzione della città di Milano si sposta su quell'area lì. Lo fa prima mettendo la Fiera di Milano, lo fa allungando la metropolitana rossa, lo fa ridisegnando completamente l'asse del Sempione e poi continua con Expo. Queste trasformazioni cosa hanno portato a Pero e le prossime trasformazioni? Tutto quello che è il nuovo Human Technopole, la nuova zona, l'ex area Expo, l'arrivo dell'università, cosa influirà su Pero? Allora, questo ha dato molta visibilità al territorio, ha portato la necessità da parte di grosse realtà di insediarsi, cioè grandi realtà industriali, come abbiamo detto prima, ma per esempio Pero è diventato anche un polo attrattivo da un punto di vista di eccellenze dello sport. Quindi sicuramente la condizione logistica e la situazione, la location e la fermata della metropolitana in Pero Centro hanno permesso che cittadini che vengono da tantissime altre realtà vengano a Pero, per esempio, per andare a volare presso il Vertical Tunnel, che è il simulatore di volo più alto del mondo. Adesso, da un punto di vista anche logistico e autostradale, l'ideale sarebbe riuscire anche a connettere quella zona con queste nuove realtà.
Anche perché a livello sportivo anche avete delle eccellenze, diceva, una parete di roccia che non è uguale in Europa. Esatto, la prima più alta d'Europa, Rock Spot, e poi lo scorso anno a Pero hanno anche aperto uno spazio, una palestra per skate, quindi i ragazzi spesso la domenica Ah, mattina, interessante capire sabato appunto, interessante mattina. vedere che insomma appunto la palestra di iscritto non credo che l'abbia aperta il comune, no? No, no, sono Però come imprenditori qualcuno privati. però vede in Pero una possibilità, ecco. Esatto, e questo lo sarà sicuramente anche con il post-expo, cioè immaginare che arrivi un polo tecnologico, scientifico all'interno delle aree post-expo, è logico che Pero è direttamente interessata da tutte queste trasformazioni. Mi viene da dire anche un po' conoscendo la zona e conoscendo le varie amministrazioni che questo è anche frutto forse di una grande collaborazione anche con i comuni intorno. Cioè tutti, vi siete sempre parlati molto voi comuni di quella zona lì, con Rho, con Aredo, con Settimo Settimo. Milanese, insomma, forse perché tanti tanti anni fa vi siete ritrovati intorno a un tavolo per decidere il futuro dell'inceneritore all'epoca di Silla, Esatto. ora termovalorizzatore Silla 2. E se quello che c'è adesso è proprio frutto di una grande pressione da parte dei comuni dell'epoca. Però, come dire, l'attenzione non si abbassa mai e so che proprio voi di Pero avete fatto delle richieste nuove proprio lo scorso dicembre, giusto? Esatto, noi dal 2016, fine 2015, prima 2016, abbiamo istituito presso il nostro comune un tavolo tecnico che ha attenzionato particolarmente la questione ambientale. E a dicembre 2012 si è istituito il quinto tavolo tecnico, ma a differenza degli altri tavoli, in quel tavolo abbiamo chiamato solo i comuni e tutti gli enti superiori al comune di Pero per ragionare insieme su quali sono le e potrebbero essere le criticità e le soluzioni da dare ai cittadini. In quel tavolo abbiamo esplicitamente chiesto di dar vita in modo ufficiale, ufficiosamente era già stata fatta la richiesta, ma in modo ufficiale all'indagine epidemiologica. E anche con il supporto e la collaborazione innanzitutto di tutti i comuni interessati alla nostra zona, ma in collaborazione con l'ATS, con ARPA Lombardia e anche con Città Metropolitana. Recentemente ci siamo incontrati presso ATS e l'indagine potrebbe dare delle risposte precise indicativamente verso fine maggio-giugno. Ecco, diciamo, questo non è per fare allarmismo o cosa, anzi, è semplicemente, credo, per aumentare ancora di più la trasparenza intorno comunque a un sito importante come quello di Silla 2, mi viene da dire, no? Silla 2 è stato istituito e negli anni si sono anche ripetuti diversi protocolli. L'ultimo protocollo è stato firmato dai comuni interessati, quindi Pero, Rho, Cornaredo, Settimo Milano, insieme a Silla, è stato firmato questo protocollo dove all'interno dello stesso si specifica che il nuovo comitato tecnico-scientifico che si è insediato, comitato tecnico-scientifico formato da ingegneri nominati dagli stessi comuni, avrà proprio fra le sue funzioni la funzione principale di fare da anello di congiunzione fra i comuni, i cittadini, la stessa Silla e tutto il territorio, in modo tale da dare risposte anche in merito alle situazioni ambientali che si interconnettono con le realtà esistenti. Territorio, ambiente, Pero è uno dei 60, forse di più, 61, mi sembra, comuni del Parco Agricolo Sud Milano. È proprio uno Esatto. degli ultimi, no? Finisce quasi al confine del parco. Abbiamo E c'è una infatti. grande attenzione appunto all'ambiente e al verde. Esatto, abbiamo 744.000 metri quadri circa di verde su tutto il territorio e su questa partita stiamo sempre più investendo. Abbiamo realizzato recentemente un nuovo parco che verrà inaugurato a breve, un grande parco nella zona di via 25 Aprile, all'interno del quale c'è anche la possibilità di giocare a ping pong o pallacanestro, quindi una visione diversa anche della possibilità di relazionare i cittadini e permettere ai cittadini che si relazionino tra di loro. E abbiamo degli ecodotti nella frazione di Cerchiate con un bellissimo parco Risorgimento, cioè se vuole venire a fare delle belle passeggiate o delle belle anche dei camminamenti, perché per esempio i camminamenti vengono veramente sempre più sfruttati dai cittadini. Poi c'è un altro parco sempre a Cerchiate molto importante, attiguo alle scuole, quindi la nostra attenzione al verde è sempre più importante.
che poi, come dicevo, si lega anche all'attenzione con l'ambiente e che quindi è legata con l'utilizzo del territorio e con la mobilità, niente da dire, quindi mobilità sostenibile, mobilità dolce. So che avete appena messo in piedi un piano per i parcheggi. Un piano parcheggi. Insomma, lì quando si va a toccare quella roba lì si rischiano anche che i cittadini si arrabbino un po', no? Ma guardi, c'è stata... Non è popolare come cosa, quando si va a toccare i parcheggi sono voti che si perdono di solito. Ma no, non è detto. Io credo che i cittadini invece abbiano capito. Abbiamo messo in campo questo piano dei parcheggi e della sosta. Premetto, era un obiettivo del nostro programma amministrativo, ma era un obiettivo anche delle amministrazioni precedenti, perché una cittadina nuova, l'esigenza di fare delle piste ciclabili porta anche di conseguenza nuove aspettative da parte dei cittadini. Si è immaginato soprattutto di salvaguardare l'asse del Sempione, quindi i cittadini che vivono sul Sempione durante la giornata non possono parcheggiare l'auto sul Sempione a meno che siano disabili. Però abbiamo per esempio delle fasce di rispetto. Dalle 12:30 alle 2 qualsiasi cittadino viene a Pero può comunque parcheggiare per circa un'ora e mezza, due ore sul Sempione e fare, per esempio, utilizzare i servizi, approcciarsi a tutti i servizi. Ma interessante che sono soluzioni creative anche, nel senso che appunto non è un sì o no, ma è trovare delle sfumature. Abbiamo, per vivere esatto, bene la città. Poi, interessante. Devo dire invece che l'obiettivo nostro principale era quello di dare ai nostri cittadini un ambiente meno inquinato, più vivibile, più sicuro, e il ritorno è sicuramente positivo. Anche perché bisogna dire poi gran parte dell'inquinamento di cui magari Pero soffre non è neanche opera vostra, cioè chi passa di lì, chi attraversa andando da Milano verso appunto l'autostrada. Sì, però adesso con le reti autostradali che ci sono il traffico sul Sempione è diminuito, sì, tantissimo. Io vivo a Pero da sempre, da quando avevo 15 giorni, quindi ecco una allora, trasformazione. Prima lei parlava appunto delle aspettative dei nuovi cittadini. Come sono cambiati i cittadini di una cittadina come Pero? Quali sono le aspettative che, non so, 40 anni fa chissà uno che stava a Pero cosa si aspettava e cosa invece si aspetta adesso? Beh, adesso io ho la sensazione, ma quasi la certezza, che il territorio viene vissuto molto di più. C'è tanta transitorietà, ci sono tante persone che vengono a Pero, per esempio prendono la metropolitana, arrivano da Milano, si fermano a Pero e visitano Pero, cioè ci sono, c'è anche una migrazione quasi turistica, chi va in palestra ma chi anche va nei nostri parchi, c'è un parco dietro la Tautel bellissimo. E come è cambiata la città? Sicuramente è cambiata l'offerta di lavoro, quindi non c'è più un lavoro, come ho detto, di trasformazione, ma c'è più un lavoro logistico, e quindi con i nuovi insediamenti industriali importanti sono arrivati anche nuovi cittadini, quindi è legato un po' all'offerta delle aziende. Come va la convivenza tra nuovi e vecchi cittadini? Bene, si riesce, cioè, sì, cioè non ci sono. Poi c'è il fenomeno migratorio che devo dire a Pero vuol dire convivenza. Proprio ieri in chiesa è stata fatta una messa, la messa dei popoli, quindi parlata in più lingue. Mai si sarebbe pensato a funzioni di questo tipo solo qualche anno fa. Fatti, questo fatti. È un fenomeno positivo. Mi ha detto appunto, fa parte del parco, quindi grande attenzione appunto al verde, grande attenzione al territorio. Insomma, mi ho scritto un elenco di, cioè voi avete la metropolitana, il Sempione, Expo, la Fiera, le autostrade 2, Whirlpool che ha appena aperto la sede centrale nell'ex palazzo di Expo. Quindi insomma, diciamo che attrattivi lo siete diventati sicuramente. Che cosa aveva promesso in campagna elettorale che ahimè non è ancora riuscita a fare, ma che si sente di ripromettere che entro la fine della campagna elettorale ce la fa, che entro la fine, scusi, del suo mandato ce la farà? Beh, sicuramente l'impianto e la riqualificazione dell'illuminazione di tutta Pero, quindi comprese le frazioni. Quindi riqualificazione vuol dire anche impianti wifi, vuol dire videocamere, insomma l'obiettivo è quello di illuminare anche quella parte del territorio che negli anni era stata praticamente dimenticata.
Un altro obiettivo del nostro mandato amministrativo è poter realizzare la caserma dei carabinieri. Sto lavorando su questa partita da quando mi sono insediata. I contatti con la prefettura e con il comando maggiore dell'arma dei carabinieri è continuo. E queste sono sicuramente due tasselli importanti che mi piacerebbe che vengano assolutamente ultimati. C'è una particolare attenzione da parte nostra anche per tutte le piccole manutenzioni, quindi devo dire che anche a cicli continui sugli asfalti piuttosto che sulle piccole opere si interviene pedissequamente. Perfetto, allora noi siamo ormai arrivati alla conclusione della nostra puntata. Io ringrazio tantissimo il sindaco, insomma avete visto, ci sono anche vari motivi per andare a Pero, anche se non farsi visitarlo. Una passeggiata in questi bellissimi parchi. Beh, oggi la giornata non è delle migliori, ma siamo sicuri entro fine settimana dicono che si ritorni a una temperatura piacevole e a giornate meno piovose, quindi perché no prendere la metropolitana e andare a andare a Pero, andare poi più avanti, insomma anche lì poi ci sarebbe da rivedere. Adesso si parla di biglietto unico, questo insomma rimetterà, è un tema molto caldo, è un tema sì, abbastanza interessante questo, insomma, certo. Vi avvicina di più al centro, se tutti i paesi, tutte le periferie hanno questo tema. Esatto, questo è un tema che i nostri cittadini giustamente avevano posto anche quando la metropolitana è arrivata a Pero, quindi parecchi anni fa. Naturalmente facciamo parte di Città Metropolitana, è una cosa abbastanza complessa, ma obiettivamente sì, sarebbe capire, anche bisogna capire se, insomma, con il nuovo PUMS anche di Regione Lombardia come appunto esatto. Sviluppare tutta quella rete di trasporti che insomma da quella parte lì è una rete ricca, ma che è può ancora certo. Ed è importante soprattutto per una delle arterie principali di entrata a Milano e mi viene anche uscita, nel senso che non è solo appunto per venire a Milano ma è per scambiarsi con l'Interland. Io ringrazio tantissimo il sindaco Maria Rosa Belotti per essere qui con noi oggi, grazie mille sindaco. A lei, ci tengo aggiornato su quello che avviene a Pero, noi daremo sempre spazio al suo comune nelle nostre news, nei nostri telegiornali, che appunto ritorna oggi pomeriggio alle ore 18 qui in diretta su Milano News, il telegiornale edizione della sera. Noi invece con Good Morning Milano ci vediamo domani alle 12.30, domani è martedì e si parla con Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano di Periferie. Io vi ringrazio tantissimo, grazie ancora al nostro ospite di oggi, arrivederci e a presto.